Allora, con Enrico J noi cosa facciamo ogni settimana sulle fonti TV? Andiamo a vedere nel dettaglio alcuni titoli interessanti che potrebbero dare spunti interessanti e quindi da inserire in portafoglio. Quello che leggete in sovraimpressione è il titolo, sarà il titolo che analizzeremo con Enrico e tra poco ci dirà perché, però prima Enrico, l'abbiamo detto già la settimana scorsa, cerchiamo di capire come sono andati effettivamente i titoli che abbiamo evidenziato nelle scorse puntate, anche per dare riscontro ai nostri telespettatori sulle operazioni che diamo appunto in diretta durante le nostre trasmissioni. E abbiamo un prospetto, lo facciamo vedere subito grazie alla regia e do a te la parola. Questi appunto sono in ordine, credo, i titoli di cui abbiamo parlato con te. Sì, ti ringrazio Manuela per questa opportunità. Allora, parto dal lato di destra dello specchietto perché ci sono tre titoli azionari che non sono, diciamo, da prendere in esame. Perché? Perché Servizi Italia, Unipol e Italgas sono tre titoli per i quali avevo ipotizzato un ingresso in acquisto a condizione che venisse raggiunto un certo prezzo. Sì, erano titoli molto alti come prezzo, ho detto ok, se scenderanno a un certo livello potrebbero essere acquistati. Questi tre titoli, almeno per ora, non hanno raggiunto quel livello, per cui non li andiamo a considerare in nessun caso. Mentre nella lista di sinistra ci sono i titoli che probabilmente si potrebbero avere in portafoglio se qualcuno avesse seguito. Non i suggerimenti perché non possiamo dare Le suggerimenti, ma indicazioni, le certo. analisi, Sì, semplicemente le ok. analisi, diciamo. E sono tutti titoli perfettamente noti, forse salvo l'ultimo Viatris che l'abbiamo segnalato la settimana scorsa. E vediamo come nessuno dei titoli è comunque in negativo, quindi avremmo avuto una salvaguardia del capitale. E sottolineo che alcuni titoli come WeBuild, come Safilo, come Era, come Banca Ifis, per quanto invariati o leggermente in positivo, hanno comunque performato leggermente peggio rispetto al loro indice di riferimento. Quindi su questi titoli menzionati non siamo stati molto molto bravi. Ci siamo salvati perché non siamo in perdita, ma non siamo stati molto bravi. Molto meglio è andata ad esempio su Viatris, per il quale avevo dato un livello dei 14 dollari che è stato rotto al rialzo e poi successivamente è uscita la trimestrale molto buona, per cui ha fatto un più 7 e quindi Viatris già in una settimana sta ben performando. Molto bene anche Geox, più o meno alla pari con l'indice di riferimento. Ma soprattutto molto molto bene OVS che ha reso al momento, questi sono dati aggiornati a ieri in chiusura, quindi ci Ok, potrebbe essere una sì, lieve differenza. certo. Molto bene OVS che ha performato con un più 35%, quindi molto al di sopra del suo indice di riferimento, altrettanto Mediaset e eccezionale dovremmo dire Banco de Sabadell che sta facendo un più 40, avevamo un ingresso in area 0,44, ieri era 0,66. E quindi Esatto. ecco, sono. Che so anche che qualcuno ti aveva detto, ma come mai quando abbiamo segnalato questo titolo qualcuno ti aveva chiesto, ma che è Banco de Sabadell? Che peraltro io stessa non conoscevo, ne avevamo parlato un po' più nel dettaglio, però qualcuno credo che avesse mostrato il suo scetticismo su Sì, questo titolo. scetticismo è essere, diciamo, usare eufemismi. Beh, devo essere un po' delicata, non posso Ci parlare con... mancherà, ma anche io non riporterò letteralmente i commenti per mail o tramite l'app su Banco de Sabadell, eccetto uno che fu simpatico e mi ha detto smettila di fare il torero, perché insomma, come dire, insomma, cos'è Banco de Sabadell? E invece Banco de Sabadell è una banca spagnola, esiste la borsa in Spagna, esiste la borsa Helsinki, esiste la borsa italiana, per questo dico che secondo me grazie al web e al trading, non è più il tempo di fare operazioni solo sulla nostra borsa, che noi dobbiamo immaginare di essere a Wall Street, uno che si alza a Wall Street non va certo a vedere cosa sta facendo Saipem in quella mattina, no? Certo. Quindi dobbiamo avere un occhio, fare analisi tecnica, vedere i grafici che offrono momenti di ripartenza
quindi trend che stanno nascendo. Banco de Sabadell è un titolo che era estremamente sottovalutato, pur con dei fondamentali pari o migliori a molte banche italiane, e quindi mi sembrava opportuno segnalarlo come probabile titolo che fosse in ripartenza. Certo. Bene, E allora sarebbe anche questo curioso sapere se i nostri amici si sono fidati delle analisi di Enrico Jay e se hanno effettivamente inserito queste azioni in portafoglio. Arriviamo a quella del giorno, poi dopo lo faremo, se sei d'accordo, anche abbastanza frequentemente questo check, Enrico, così almeno vediamo, ripeto, come vanno le azioni che indichiamo. Credit Suisse, naturalmente parliamo di una società di servizi finanziari che opera a livello mondiale, perché hai scelto questo titolo? Allora, Credit Suisse, sono vari i motivi per i quali l'ho scelta. Innanzitutto, credo sia opportuno, proprio come abbiamo visto, andare su Viatris, quindi su Wall Street, anziché su Banco de Sabadell, quindi su Spagna. E chiaramente una borsa, solida e affidabile, un mercato come quello svizzero, va monitorato quantomeno. E se noi immaginiamo che ci sono banche solide, importanti, che hanno sottoperformato Credit Suisse, è la situazione omologa di Banco di Sabadell. Ma Credit Suisse ha anche un qualcosa in più rispetto a Banco di Sabadell. È uno dei 100 istituti bancari al mondo, mi pare fossero 100 o qualcosa di simile, cosiddetti sistemici. Cosa vuol dire sistemici? Vuol dire che hanno talmente espansione, sia geografica che di business, quindi finanziamenti e così via, investimenti, di tutto, da essere considerata sistemica, cioè importante per il sistema. Quindi uno di quegli istituti che se dovesse un giorno fallire creerebbe scompensi importanti a livello globale. Il vecchio detto too big to fail, no? Ecco, Credit Suisse è uno di quegli istituti troppo grande per fallire. Quindi noi abbiamo una banca presente ovunque che ha sofferto tantissimo dalla discesa dei tassi e così via, e che graficamente siamo sul mensile, comincia a offrire degli importanti cenni di risveglio, ossia la trend line molto semplice, tracciata, ribassista, è stata prima rotta al rialzo, e poi negli ultimi mesi vediamo che il prezzo sta di nuovo scendendo, quindi sta andando in pratica a consolidare, probabilmente potrebbe anche andarla a retestare, quindi a ritoccare quella resistenza, ma facendolo dall'alto, quella resistenza è ora un supporto e quindi potrebbe essere anche qui un ulteriore ritracciamento, un interessantissimo livello di ingresso. Ho inserito poi il Momentum, che è un oscillatore che solitamente anticipa il movimento dei prezzi, e quando c'è una divergenza tra i minimi del prezzo, e li vediamo sulla destra con la trend line discendente rossa, Sì. e la divergenza invece rialzista appunto tra i minimi del Momentum. Qui chiaramente la trend line sotto al momentum è al rialzo, se no non sarebbe una divergenza. Ecco, in questo caso è un indizio in più che probabilmente qualcosa sta accadendo. Quindi Credit Suisse, che vediamo era anche a 90 franchi, ora è a 9, quindi è sicuramente sottovalutata, è uno di quei titoli importanti che credo debba essere messo in portafoglio per il medio periodo. Ok, andiamo anche se non erro Enrico a vedere un time frame settimanale, weekly, per eventualmente capire eventuali ingressi. Ok, Esattamente. ecco qua. È sempre presente sul time frame weekly la trend line ribassista diagonale in nero, che era quella sul mensile chiaramente, e vediamo, io ho inserito una banda orizzontale verde che è una zona di, chiamiamola di cuscinetto, una zona supportiva, una zona che al centro del grafico era resistenza, poi è stata rotta al rialzo, è stata retestata due volte come supporto. Il prezzo poi è schizzato all'insù e ora sta andando di nuovo verso area 9 franchi. Quindi area tra 8,50 e 9 franchi è un livello che secondo me è importantissimo in ottica rialzista. Va tenuto conto che in un'ottica di medio periodo non ha senso anticipare, ossia non ha senso entrare a priori, perché se io so che il titolo stava a 90 e ora sta a 9, se io entro adesso per andare a fare i 20 franchi, non ha importanza entrare a 9 e 10 anziché a 8 e 60. Cosa intendo dire?
Intendo dire che voglio essere sicuro che la discesa delle ultime settimane sia terminata. Per esserne sicuro devo avere una bella candela verde, quindi aspettare che gli acquirenti rientrino su Credit Suisse e io accodarmi, quindi entrare magari anche a un prezzo leggermente più alto, ma quando sicuro, quando sono sicuro non si dice, ma diciamo, sono sufficientemente sicuro che il movimento al rialzo sia ripartito. Ok, c'è una domanda proprio su Credit Suisse. Un amico, un tuo omonimo peraltro, Enrico, chiede: la vede meglio su borsa americana, svizzera o italiana? Svizzera, Svizzera. Ok, assolutamente. ottimo. Quindi, altro titolo segnalato: Credit Suisse, e andremo a vedere come andrà le prossime settimane. Grazie quindi anche per questa indicazione, Enrico J.